Salve a tutti e benvenuti a questo primo Galà del Cavallo, uno dei pochi organizzati in Sicilia, proprio qui a Canicattì, un sabato sera davvero all'insegna dell'allegria, della spensieratezza, con centinaia, anzi direi migliaia di persone accorse qui in Viale Regina Margherita, allestito per l'occasione, per vedere appunto questa sfilata di diverse razze di cavalli. Ma non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito nel vivo di questo primo Galà del Cavallo, seguitemi. Sandro Rosella qui a Canicattì per questo primo Galà del Cavallo. Ecco, spieghiamo un po' per chi non è appassionato di equitazione in cosa consiste questo Galà, da dove arrivate, quante persone girano appunto in questo mondo. Allora, il Galà del Cavallo comprende un po' tutte le razze dei cavalli, ma più che altro gli appassionati per quanto riguarda la doma spagnola e vacchera. E quindi parliamo del passo spagnolo e del piaffè e i vari elementi che comprendono l'equitazione spagnola. Ecco, in cosa consiste questo Galà? Come si esibiranno i cavalli presenti qui stasera? Allora, i cavalli che si esibiranno stasera chiameranno l'attenzione un po' di tutti, quindi dal bambino all'uomo adulto, all'uomo anziano e dalle donne, perché ci saranno anche delle amazzoni che cavalcheranno i cavalli. E tutto inizierà con una passeggiata molto semplice, quindi far notare i passi sinuosi, l'eleganza del cavallo, l'eleganza del fantino in se stesso. Dopodiché, accompagnato dal classico che fa parte della Sicilia, il tataratà, con questi ritmi accompagnati da tamburi, dalle spade, eccetera, il cavallo assume un atteggiamento mascolino, quindi prende quel suo vero carattere da razza spagnola, manifestando tutta la sua naturalezza nei passi che i fantini e coloro che li domano gli imporranno di fare. Ecco, qui a Canicattì è il primo Galà, ce ne sono stati altri in Sicilia? Allora, per quello che ne so io, in Sicilia si sta iniziando a muovere, perché soprattutto nella provincia di Agrigento ci sono vari eventi, Palma di Montechiaro, Castelterme, Agrigento, Ravanusa, Campobello, eccetera. È un settore che si sta ingrandendo tantissimo e che dà un bel movimento qui alla Sicilia. Buonasera, un'opinione su questo primo Galà, la città è stracolma, tutti riversate qui in strada, siete appassionati di equitazione? Certo siamo appassionati. Certo. Da dove arrivate? Siete di Canicattì? No, da Campobello. Sì. Ecco, rispetto alla classica rietina, come sarà invece questa sera da esperto? Per me sembra una bellissima festa, diciamo. Yeah.
siamo nel vivo dell'esibizione, la serata è già iniziata, siamo qui in Viale della Vittoria, ascoltiamo un po' il parere di qualche persona che già ha assistito alla manifestazione, seguitemi. È una bellissima manifestazione, la gente è accorsa ovviamente come sempre numerosa, è bella, ci piace. Da dove arriva? Io sono di Caserta ma vivo a Canicattì. Ecco, un appassionato di equitazione o qui per curiosità? Diciamo sono appassionato, però sono anche per curiosità. No, semplicemente per curiosità, anche se comunque non nascondo che i cavalli un pochettino mi piacciono, ecco. Ecco, un'opinione sull'organizzazione. Ma sembrerebbe che tutto stia andando bene, anche se è stato un pochettino dubbio il fatto che siano scesi da qua, perché le persone dall'altra parte in sostanza non stanno vedendo nulla. Però se continua così penso che andrà tutto bene. Come si suol dire, chi ben comincia è a metà dell'opera. Lei è un appassionato di equitazione? No, mi piacciono i cavalli. Ecco, qui per curiosità allora. Curiosità è per vedere e per l'organizzazione privata di questa festa come andava. Sto vedendo che effettivamente è qualcosa di bello. Raimondo Guccione, organizzatore di questo primo gala del cavallo, insieme a Salvatore avete organizzato questa serata che come si vede è riuscitissima, perché migliaia le persone accorse. Ecco, dici, come sta andando? Ma sta andando abbastanza bene, la gente è affollata, speriamo sempre di organizzare sempre di meglio. Ecco, come è nata l'idea di organizzare un gala del cavallo qui a Canicattì? Niente, abbiamo la nostra scuderia, abbiamo i nostri cavalli, abbiamo portato qualche cosa di nuovo qua a Canicattì. Come sono le razze presenti qui stasera, soddisfatto? Sono tutti frisoni, andalusi, tutti i cavalli in alta scuola, ci abbiamo pure quelli di Barrafranca con le bandiere. E tantissimi anche i gruppi folcloristici presenti qui questa sera, arrivati da tutta la Sicilia, che stanno allietando le migliaia di persone presenti. Salvatore Guccione, un altro degli organizzatori, come sta andando la serata? Guardi, io la serata la vedo completamente bellissima e spero che continuerà. Siamo all'inizio, quindi non si può dire proprio niente, però spero che la gente ammiri questo inizio. Ecco, quanto tempo ci è voluto per organizzare un evento di questo genere? Guardi, è da 2 mesi, non dico di più, ma mettiamo 2 mesi che noi facciamo dei salti mortali veramente per fare questa qua, e spero che però alla fine tutto va bene. Ecco, tantissimi gruppi folcloristici presenti, questo è uno dei pochi galà, mi diceva la gente, che si svolge in Sicilia, quindi una soddisfazione doppia. Sì, certamente, perché come vedete noi qua abbiamo presente il Taratatà, che è una cosa bella di Castel Termine, noi stasera grazie a degli amici ce l'abbiamo presente qua. Abbiamo i gruppi folcloristici, il gruppo questo degli sbandieratori della zona di Barrafranca, e abbiamo pure le maggiorette della zona di Messina. Okay.
Signor Sindaco, un'estate che è stata sottotono, però stasera farà dimenticare tutti, diciamo, le cose non fatte, perché migliaia di persone accorse qui in Viale Regina Margherita, una bella soddisfazione, no? Una soddisfazione immensa questa sera, perché non mi aspettavo sinceramente tutto questo pubblico, fare la prima gala del cavallo, cioè anche avere tre gruppi, sono sia il gruppo del Taratata di Castel Termine, sia gli sbandieratori di Barra Franca, ma anche le maggiorette di Messina. Ciò significa che a noi interessa prima di tutto far conoscere Canicattì, ma nello stesso tempo dare alla cittadinanza, ma non solo alla cittadinanza dei Canicattì, perché vedo che parecchie persone si sono riversate sul territorio nostro anche da altri territori. Significa che ancora è molto alta l'immagine del nostro comune e noi dobbiamo dare un'immagine prepositiva. L'immagine prepositiva è quella che già, vabbè che abbiamo iniziato qualcosa in ritardo a livello di estate, però ci saranno altre attività che verranno espletate nell'arco del mese di ottobre con altre iniziative che daranno veramente lustro alla comunità dei Canicattì. Lei è un appassionato di equitazione o solamente curiosità, diciamo? Allora, guardi, io non sono molto attaccato al cavallo, però sinceramente mi piacciono anche queste sfilate, vedo che molta gente ci piace e allora è un obbligo da parte dell'amministrazione comunale, da parte del sindaco, dare la possibilità a chi è amante del cavallo di fare anche queste attività sul nostro territorio. Siamo con il comandante della Polizia Municipale, dottore Peruga. Questa sera la viabilità è stata messa a dura prova, come sta andando? Ma tutto sommato bene, anche perché dati i ritardi che si sono accumulati abbiamo preferito non chiudere il transito, le strade. Chiaramente la sosta ne ha sofferto tantissimo, però mi sembra di capire che alla fine ne vale la pena, c'è un gran spettacolo anche di persone. Una bella serata, penso. Un appassionato di equitazione o curiosità? No, così. Siamo trovati qua per caso. Da dove arriva? Lanaro. Quindi siete venuti a vedere un po' cos'è questo primo galà del cavallo. Soddisfatto dell'organizzazione? Bene, sì. Anche lei, Lanaro? Da dove arriva? Dei Canicattì. Quindi dei Canicattì, soddisfatto un po' di vedere la sua città quasi tutta riversata qui in strada? È stato bellissimo questa organizzazione. E vediamo altre persone, tante persone, tantissime le donne, un'appassionata o curiosità? Curiosità. Un'opinione sull'organizzazione di questa sera? Ah, per organizzare una roba del genere c'è un impegno da mesi e mesi. Lei di dov'è? Da Canicattì. È un appassionato di equitazione? No, di moto, però sono curioso a qualsiasi evento che raccoglie le persone. È un evento a Canicattì, tra l'altro ci sono state poche cose, quindi... Thank you.
salutare il piccolo Giorgio, Gioacchino Cuccione, a cavallo del suo splendido arno. Ricorda ai signori spettatori che tutti e due stanno crescendo insieme, storicamente hanno quasi la stessa età. Gioacchino è il futuro dei cavalieri di Canicattì, da me personalmente accompagnato in una scuola andalusa per affrontare uno stage nonché particolare alla cresta della frontiera Andalusia e Spagna. Per dare un'importanza alla storia d'Europa.
Liga Española. Hola. Guardate che Splendido Piaffè riesce a fare questo cavallo. Che eleganza, che maestosità. Alfonso Palermo ci sta omaggiando lo Splendido Piaffè, che merita un caloroso applauso, signori. Il cavallo si chiama Tammo.
spagnola. Complimenti a Salvatore Sanfilippo. Questi sono dei cavalli che faranno la storia e due essere di cani cattivi, perché sarà un cavallo che porteremo lontano, faremo vedere anche al mondo Italia, vero signor Sanfilippo? Un applauso! Cavallo più bello ancora lo devo presentare. Per lo svolgimento di questo evento il signor sindaco Vincenzo Corbo, cittadino, un applauso più forte, non si sente, complimenti. L'associazione populistica culturale è stata la Tassa Santa Croce. Nasce nel marzo di quest'anno, fondato da un gruppo di amici che hanno unito le loro forze per portare al di fuori dalla Sicilia gli usi e le tradizioni millenarie del territorio di Casertegno. Il presidente Vincenzo Picarra, aiutato da un direttivo composto da Alessandro Filvera, Rina Vicotta, Rino Ricristanti e Fabrizio Appano. Tatarata, un applauso! Piccione, passate, più indietro. Signori, questa è la storia della nostra terra. Abbiamo costruito tutto ciò per impostare noi i valori veri dei siciliani. Signora, accompagniamolo con un caloroso applauso. Benvenuti ragazzi. Thank you.
ringrazio in modo veramente speciale per il diretto interesse per lo svolgimento di questo evento il signor sindaco Vincenzo Corbo, cittadino fra i cittadini. Un applauso al sindaco Vincenzo Corbo. Stiamo vedendo, è stato realizzato dall'amministrazione comunale, quindi al sindaco Vincenzo Corbo, in collaborazione con la scuderia dei fratelli Cuccione. Associazione Focolistica Santa Croce, Tataratacca c'è il termine, signori. Un applauso! Più forte! Non si sente!
junk at heart, just junk in my mind. So hard to leave you all alone. We get so drunk that we can hardly see. What use is that to you or me, baby? See, I know this nothing makes you shatter. No, no. You're a lover of the wild and a joker of the heart. Cavaliere come si impegna. Pure questa parte della scuderia Fondi, Sandro. Put the safety out. Click, click, click. Line
aspetta. Ah, era per lui. Allora, qui parliamo di frizzone. Allora, la scuderia. Allora, complimenti alla scuderia Rizzo. E la bimba, come ti chiami? Perfetto, un applauso a Giulietta, un applauso stupendo. Voglio un bel caffè, fammi vedere. Signori, Lillo Valentieri sul suo Naruto, un applauso! Fammi vedere, vieni. I miei complimenti, un applauso a questo cavaliere. Grazie. Rimettiamo l'applauso, Lillo Valentieri di Cati. Vediamo cosa prende la cavalla che ha bisogno di sfogare, la capiamo. Allora, prendiamo questo signore, questo cavaliere. Cosa prende la cavalla. Un applauso anche a questo che è Alfonso Palermo. Guardate il movimento di questi cavalli. Tuttavia in coppia, una pariglia signori, in piaffè. Ai tempi delle crociate, quando si vedevano questi cavalli di fronte con questo passo impetuoso, i nemici scappavano, le crociate signori, impostate da questi cavalli, tu hai dato la detto, un frizzone. Un applauso, gente! In coppia! I'm in disgrace.